Il secondo protagonista, e questa è la sua storia. Delcy Rove è un nativo americano di 24 anni con la passione dei graffiti, e per questo ha scontato molti anni in prigione per vandalismo, e in genere lo arrestava suo fratello, che appunto era un poliziotto, e inoltre avevano un rapporto abbastanza difficile per colpa di questa cosa, finché un giorno Delsin non si ritrova in mezzo alla fuga di quattro conduit o bioterroristi e finisce in colluttazione con uno dei quattro, che ha il potere di controllare il fumo. Delsin, stranamente, prende le sue abilità. E furioso per il fatto di considerarsi malato, cerca di convincere il conduit Hank a guarirlo. Tuttavia gli dice che non è possibile. Hank alla fine viene catturato da Augustine, che, notando che Delsin stava nascondendo qualcosa, gli chiede che cosa, e ricattandolo che se non l'avesse fatto avrebbe interrogato tutti gli abitanti del villaggio. Delsin può decidere se dire la verità oppure nasconderla. In entrambi i casi tutto il villaggio subirà del cemento nei vari arti, e anche Delsin avrà lo stesso destino. Soltanto che Delsin, essendo un conduit, salverà e guarirà in 3 giorni, ma lo stesso destino non sarà riservato agli abitanti in quanto normali esseri umani, e quindi saranno destinati a morire se Telsin non rimuoverà l'asfalto dagli arti. E l'unico modo per farlo è usare il potere che gli ha messi. Delsin quindi decide di andare a trovare Augustine, in quanto soltanto lei può dargli tale potere, e quindi comincia una caccia per diventare abbastanza potenti per poter sconfiggerla. Delsin avrà l'occasione di conoscere Eugene e Fetch, e avrà l'opportunità o di redimerli e farli diventare buoni, oppure farli diventare cattivi. Inoltre Destin avrà l'opportunità di comportarsi bene, liberare i presunti bioterroristi, oppure di essere un vero bioterrorista e causare scompiglio in tutta la città del Seattle. Destin alla fine affronterà per la prima volta Augustine, ma alla fine non riuscirà a prendere il suo potere. Inoltre Hank gli tradirà, e per questo suo fratello morirà. Delsin allora furioso decide di cacciare Hank, tuttavia scopre che questo ha una figlia da difendere, e Delsin potrà decidere se uccidere il fra virgolette assassino di suo fratello, oppure invece di lasciarlo andare. In ogni caso Delsin arriverà contro Augustine, e questa lo elogerà per essere riuscito a creare un amore verso i conduit che prima non c'era, oppure lo elogerà per il fatto che adesso tutti hanno più paura dei bioterroristi, in quanto Delsin è stato un esempio negativo per i conduit. Alla fine i due si affronteranno, e Delsin alla fine riuscirà a prendere i poteri del cemento, e se ha avuto karma positivo, deciderà di denunciare Augustine per tutti i suoi crimini e farla mettere in prigione, oppure, se avrà scelto karma cattivo, di ucciderla per vendetta, in quanto anche lei è la maggior responsabile per la morte di suo fratello e per il malessere che soffre il villaggio.
Delsin, allora, nel finale buono guarirà tutti quelli del villaggio. Nel finale cattivo, questi ultimi si rifiuteranno di essere guariti in quanto non vogliono avere a che fare con una persona che ha causato tanta morte e sofferenza. E Delsin, in tutta risposta, furioso, uccide tutti quanti. Inoltre, andrà nella prigione del UP in quanto contiene centinaia di conduit con centinaia di poteri in modo da poterli assorbire tutti. Qui da 960 kg è tutto, alla prossima.